Ciao! Oggi nuovo video tutorial di un cestino che ho voluto realizzare per la mia scrivania. Ho utilizzato pochi materiali e soprattutto sono materiali che dovevo smaltire, tipo delle colle, ad esempio per la prima parte del video utilizzerò la Sulite che dovevo finire, poi altre tre colle che dovevo comunque finire. Potete ovviamente utilizzare anche la colla a caldo che forse è più comoda. Come consiglio che vi posso dire è meglio utilizzare per questo tipo di progetto una colla un po' pastosa. Poi ho utilizzato questi a bassa lingua che ho preso tempo fa da Tiger. Sono in legno, però se non avete quelli potete tranquillamente utilizzare tipo quelli, gli stecchini del gelato, dopo averli ovviamente lavati e puliti. Poi ho deciso di utilizzare anche questi pennarelli, sono simil Uniposca e potete anche utilizzare penne glitterate o proprio gli Uniposca originali. Poi ho utilizzato queste forme in legno che avevo già utilizzato in altri progetti e li ho praticamente comprati da AliExpress qualche giorno fa e sono in pratica delle stelline dei fiori misti. Poi ho deciso di utilizzare, perché avevo da consumare, questi mezzi cristalli che non erano di grande qualità, quindi ho deciso di utilizzarli per questo progetto. L'importante è però che la perla che decidete di utilizzare abbia un minimo di base piatta. Poi ho deciso anche di utilizzare questo washi come decorazione. Posizionare 8 a bassa lingua affiancati. Posizionare altri 3 a bassa lingua in questo modo. Incollare il tutto premendo bene in modo da far aderire lì a bassa lingua tra di loro. Dalla parte opposta di questa struttura iniziare a posizionare gli a bassa lingua alternandoli alle perle. Incollare il tutto.
Creare più strati alternandoli. Il numero delle perle da utilizzare dipende dalla grandezza di esse. Io per ogni strato ho utilizzato la stessa dimensione di perle, in modo da rendere tutto più stabile. Ho alternato strati di perle a strati senza, per dare più movimento e non farlo sembrare statico. Ho deciso di non applicare perle nell'ultimo strato. Ho deciso di utilizzare un po' di washi tape per decorare la parte superiore del cestino. Ho deciso di utilizzare questi fiori e queste stelle in legno. Prima le colorerò con un pennarello oro e un argento e poi li applicherò sui lati del cestino. Prima di applicarli farò delle prove per essere sicura del risultato. Devo decisamente bocciare questa colla, infatti è troppo liquida e non riesce a far bene il suo lavoro in questo progetto. Ecco fatto! Vi piace questo progetto? Fatemelo sapere nei commenti o con un bel mi piace. Spero che questo piccolo progetto ti sia piaciuto, se ti va lasciami un like e iscriviti al canale, se ancora non lo hai fatto. Per qualsiasi domanda lasciami un commento e provvederò a risponderti il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!